In questo esercizio c'è un urto elastico tra due biglie e non ci sono dati numerici. Le due biglie sono di massa m generica e l'altra di massa tripla 3m. La prima biglia viaggia a destra con velocità generica v. L'altra biglia invece viaggia a sinistra con velocità doppia. C'è da calcolare le velocità d'uscita delle due biglie dopo lo scontro, nell'ipotesi che l'urto sia elastico, che è una buona ipotesi nel caso delle biglie su un tavolo da biliardo. Questa è la situazione, la biglia piccola, la biglia di massa tripla, le due velocità, questa con il segno negativo perché va a sinistra. Dopo l'urto io non so se le biglie vanno a destra, a sinistra, forse una andrà a destra, una a sinistra, non lo so. Comunque le mie due incognite sono V' e V' maiuscolo, cioè le due velocità d'uscita. Nell'urto, come sempre, in tutti gli urti, si conserva la quantità di moto totale, quindi questa equazione la scriviamo sempre. Siccome poi questo è un urto elastico, allora si conserva anche l'energia cinetica. L'energia cinetica all'inizio, prima dell'urto, è uguale all'energia cinetica dopo l'urto. Dunque abbiamo due equazioni, e giustamente perché abbiamo due incognite, le due velocità d'uscita. Andiamo quindi a sostituire nelle equazioni le varie quantità di moto e le energie cinetiche. All'inizio, P totale, la quantità di moto totale è quella della biglia A e della biglia B, quindi MV, e l'altra quantità di moto è 3M per meno 2V, perché è sempre massa per velocità. Alla fine, dopo l'urto, invece, le quantità di moto sono MV' e 3MV' maiuscolo. Possiamo eliminare subito M. E quindi otteniamo V meno 6V uguale V' più 3V' maiuscolo. Adesso vediamo le energie cinetiche. Questa è l'energia cinetica della prima biglia, questa è l'energia cinetica della seconda biglia prima dell'urto. Infatti è un mezzo la sua massa per la sua velocità al quadrato. Dopo l'urto abbiamo l'energia cinetica della prima biglia che rimbalza e l'energia cinetica, un mezzo, per la massa della seconda biglia 3m per la velocità al quadrato con la quale rimbalza la seconda biglia. Quindi l'energia cinetica dopo il rimbalzo della seconda biglia. Possiamo semplificare anche qui le masse e questo fattore 1 mezzo. Otteniamo quindi V alla seconda meno, anzi più 12V alla seconda, che è questo calcolo qui. E a destra abbiamo le due incognite, V' alla seconda e 3V' maiuscolo alla seconda. Si tratta di un sistema non lineare perché le incognite compaiono al secondo grado. Si risolve per sostituzione. Qua per esempio conviene ricavare questa incognita dalla prima equazione, V' e sostituire nella seconda. È necessaria la sostituzione perché in entrambe le equazioni compaiono entrambe le incognite, quindi non c'è un'equazione che possiamo risolvere immediatamente. Quindi ricaviamo V' dalla prima equazione con la formula inversa. V' vale meno questa espressione e la andiamo a sostituire qua nella seconda equazione. Quindi ricopiamo la prima parte, 13V alla seconda, e poi facciamo il quadrato di questa espressione e l'andiamo a sostituire qua. Il quadrato è il quadrato del primo termine, quindi questo al quadrato, il quadrato del secondo e il doppio prodotto. Il segno meno naturalmente sparisce perché quando andiamo a fare il quadrato diventa positivo. E poi ricopiamo 3v' alla seconda. Giustamente nella seconda equazione non c'è più l'incognita V', l'abbiamo sostituita apposta, quindi compare soltanto l'incognita, diciamo, verde, per far prima, quindi V' maiuscolo, l'incognita verde. È un'equazione di secondo grado in questa velocità verde. Portiamo tutto a destra e raccogliamo prima i termini di secondo grado, 9 più 3, 12 V' alla seconda. Poi il termine di primo grado, 30 VV' e poi il termine noto che è 25 meno 13, quindi 12 V alla seconda. Semplifichiamo dividendo tutto per 6 e otteniamo questa equazione di secondo grado che ammette due soluzioni V'. Soluzioni che ricaviamo con la solita formula per risolvere le equazioni di secondo grado complete. Quindi questo termine qua, più o meno lui alla seconda, meno 4 per A per C, diviso il doppio del primo termine.
svolgiamo i calcoli e otteniamo come prima soluzione meno v mezzi, come seconda soluzione meno 2v. Queste sono le due soluzioni della velocità, diciamo, verde. E andiamo a sostituirle tutte e due nella prima formula che abbiamo ricopiato per trovare le due soluzioni corrispondenti della velocità rossa, sostituendo meno v mezzi al posto di v primo verde. Otteniamo v primo rossa uguale meno 5v più 3 e qua mettiamo meno v mezzi. Quando invece andiamo a sostituire meno 2v al posto di v primo verde, otteniamo l'altra soluzione, quindi v primo uguale meno 5v più 3 e al posto di v primo verde mettiamo meno 2v. Facendo i calcoli, nel primo caso otteniamo v primo rossa uguale meno 7 mezzi v, nel secondo caso v primo rossa uguale più v. Questa prima soluzione, 7 mezzi v meno 7 mezzi v, è associata a v primo verde uguale meno v mezzi. L'altra coppia di soluzioni invece associa v primo rossa uguale a v con v primo verde uguale meno 2v. Ora dobbiamo dare un senso fisico a queste due coppie di soluzioni. Intanto, perché due coppie è già una cosa strana. Infatti, quando si urtano queste due biglie, può venir fuori una cosa sola, cioè una sola coppia v e v'. Non possono a volte venir fuori una coppia v'verde e v' rossa e un'altra volta in un altro urto identico uscire due velocità diverse dalle precedenti. Cioè, in altre parole, il problema non può essere indeterminato, nel senso che ha due diverse possibili coppie di velocità finali. E infatti adesso vediamo che una delle due soluzioni, la seconda, è esattamente la stessa situazione iniziale, v' uguale v verde uguale meno 2v. Questa è la situazione iniziale, con la biglia piccola che viaggia a destra con velocità v e la biglia grande che viaggia a sinistra con la velocità meno 2v. È esattamente questa situazione qui. Allora, che cosa vuol dire? Che la seconda soluzione rappresenta il caso in cui l'urto non è avvenuto. È come se le due biglie si sfiorassero oppure si attraversassero senza urtare, e così la prima biglia procede indisturbata a destra con velocità v, la seconda biglia procede a sinistra indisturbata con velocità meno 2v. Chiaramente questa seconda soluzione non è quella che cercavamo noi, perché rappresenta il caso in cui l'urto non è avvenuto. Allora la soluzione che interessa a noi è la prima, ed è questa. Dopo l'urto la velocità della prima biglia si è rovesciata, la prima biglia andava a velocità v verso destra, adesso rimbalza all'indietro e aumenta la sua velocità, infatti la sua velocità diventa 3 volte e mezzo più grande, 7 mezzi v. Invece la seconda biglia, che viaggiava a velocità 2v a sinistra, continua ad andare a sinistra perché ha il segno meno anche v' verde, ma lo fa con una velocità dimezzata rispetto, anzi non dimezzata ma un quarto di prima, perché prima viaggiava con velocità meno 2v, adesso meno 0,5v. Quindi nell'urto la biglia grande è stata rallentata. Il fatto che vengano due velocità d'uscita negative significa che vanno a sinistra. Se una delle due o tutte e due fossero venute positive, allora vuol dire che le velocità positive andavano a destra. Questa cosa che delle due soluzioni una è sempre la situazione iniziale, come se l'urto non fosse avvenuto, capita ogni volta in questo tipo di esercizi. Perciò, se uno non trova la situazione iniziale tra le due soluzioni, vuol dire che ha sbagliato qualcosa. Uno può anche fare il controllo prima di risolvere v' verde con l'equazione, con la formula dell'equazione di secondo grado. Cioè, giunti a questo punto, conviene verificare se la situazione iniziale è soluzione di questa equazione qua, perché noi ci dobbiamo attendere di ritrovare la situazione iniziale. Quindi dobbiamo vedere se meno 2v, cioè la velocità che aveva la biglia grande all'inizio, è soluzione di questa equazione. Infatti lo è, perché se andiamo a sostituire a v' meno 2v, cioè la velocità iniziale, otteniamo, dopo i calcoli, che l'equazione è soddisfatta. 0 uguale 8 meno 10 più 2, quindi è vero.
se questa uguaglianza non fosse soddisfatta, vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa nei calcoli e invece di andare avanti e svolgere questo complicato calcolo, conviene tornare indietro e cercare l'errore perché sicuramente questa equazione è sbagliata.